Passiamo all'oggetto numero 3, rifinanziamento del bando POR FESR 2014-2020, asse 1 azione 111 a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020. Interrogano i consiglieri Meloni e Porzi, risponde l'assessore Fioroni. Illustra il consigliere Porzi, prego. Il consigliere Porzi, cambio in corsa. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessori. Ecco, questa nostra interrogazione nasce da alcune sollecitazioni che abbiamo ricevuto dal mondo della nostra imprenditoria, date l'intenzione della Giunta regionale di riprogrammare il Fondo di sviluppo e coesione del cosiddetto Accordo Provenzano, destinando 16,5 milioni di euro agli investimenti delle imprese. In particolare ci riferiamo al bando ricerca e sviluppo, a cui sono stati destinati 8 milioni di euro, raggiungendo quindi la dotazione massima di 15 milioni stabilita dal bando. Questo bando abbiamo visto che aveva raccolto la presentazione di circa 110 progetti da parte delle aziende umbre. Di questi 110 progetti approvati ne risultano una quarantina, quindi finanziati o in corso di finanziamento, mentre 76 progetti, e quindi i due terzi delle richieste avanzate, risultano essere in graduatoria ma non finanziati per mancanza di risorse. Ecco, dei 76 progetti, circa 47 sono quelli che, previa un'istruttoria formale e valutativa, potrebbero essere oggi finanziati con l'ampliamento dei fondi arrivati alla quota di 15 milioni, lasciando fuori dal finanziamento, sembrerebbe, 29 imprese. Abbiamo visto che questo bando si colloca in attuazione dell'asse 111 del POR FESR 14-20, recante sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati di ricerca, e anche in linea con la leva a sostenere la valorizzazione dei risultati della ricerca conseguiti nella regione, della strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente. Ecco, queste finalità sono molto importanti, le condividiamo, e senza dar seguito a tutto il resto che lei, Assessore, sono sicura avrà letto e in qualche modo analizzato, siamo qui a chiederle se in riferimento a questi 29 progetti di ricerca e sviluppo che sono stati già approvati ma che non rientrerebbero nello stanziamento del bando ricerca e sviluppo, intenderà comunque procedere in qualche maniera al loro finanziamento, magari aggiungendo strumenti alternativi, e quindi aspettiamo una risposta da lei, che sappiamo essere sensibile al tema. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni. Sì, innanzitutto il tema della ricerca e sviluppo rientra in una volontà che questa giunta regionale, in una stagione particolare, ricordiamoci anche quando è stato emanato questo avviso nel 2020, eravamo ancora nel pieno della pandemia, questa giunta aveva cercato di trovare un equilibrio tra la necessità di sostenere il sistema delle imprese con sostegni, ricordiamo la fase in cui dovevamo investire il capitale circolante, senza però far sì che si perdesse la prospettiva del futuro per le regioni. Non a caso abbiamo messo in campo una manovra che prevedeva non solo il bando ricerca e sviluppo con una dotazione finanziaria senza precedenti, perché ricordo che il precedente avviso cubava 8 milioni di euro e abbiamo messo circa quasi il doppio delle risorse rispetto al precedente avviso, quindi dando un segnale forte di quanto questa amministrazione creda sui temi della ricerca. E parallelamente abbiamo fatto anche quel grande piano di sostegno agli investimenti che, fra aree di crisi complessa ma soprattutto supporto bandi small, medium e large, cuba circa 25 milioni di euro sugli investimenti innovativi delle imprese. Bando ricerca e sviluppo che è stato, fra le altre cose, formulato in maniera piuttosto innovativa, dal lato con l'intenzione di cercare di favorire la collaborazione, come viene sempre più richiesto anche dall'Europa, nei progetti di ricerca di grandi imprese, piccole e medie imprese, istituti universitari e anche start-up, PMI innovative,
ma soprattutto introducendo un concetto nuovo che è quello del TRL, ovvero TRL rappresenta quell'indicatore che nell'ambito della ricerca ci definisce il livello di prossimità al mercato del risultato della ricerca. Questo perché? Perché vuol dire che per ogni euro investito nella ricerca noi abbiamo il bisogno, e il TRL d'ingresso era 7, che possa, quella innovazione possa trasformarsi velocemente in un'implementazione di processo produttivo piuttosto che in nuovi prodotti. Questo è stato un aspetto importante perché non era solo rilevante mettere il doppio della dotazione, ma migliorare anche l'efficacia dell'azione di ricerca. Come dicevamo, i fondi, le risorse destinate all'avviso ricerca ammontano a 15.624.000 euro interamente finanziate, e con una dotazione che già in parte proviene dal fondo di coesione sociale, perché 3.624.000 sono originati dal PORFESR, mentre 12 milioni sono relative al fondo di sviluppo e coesione sociale, quindi grazie a quella opportuna azione di riprogrammazione noi siamo stati forse la regione che più è riuscita a coniugare l'esigenza di supportare il sistema delle imprese su tematiche emergenziali, la risposta in ambito sanitario, ma anche supportare programmi di crescita delle imprese. Già con la DGR del 22 giugno del 2002 le risorse aggiuntive stanziate hanno consentito l'avvio di attività istruttoria di altre 39 domande, quindi per un totale quindi di 78 domande, che parliamo di circa il 70% delle domande presentate. Ricordo che quando parliamo di progetti di ricerca e sviluppo parliamo di progetti che hanno anche un valore medio elevato. Sotto questo punto di vista ritengo che il risultato, anche rispetto alle azioni precedenti, sia stato un risultato molto efficace. Siamo riusciti a finanziare un numero elevato di imprese, ma questo tipo di approccio sarà la base anche delle attività del futuro. Noi continueremo ad andare, soprattutto con le strumentazioni della nuova programmazione, ad inserire risorse a supporto della ricerca e sviluppo con gli stessi criteri, cercando di essere anche un po' sfidanti, perché in passato era anche successo che gli investimenti in ricerca e sviluppo, proprio per la mancanza di un TRL vicino al mercato, spesso andassero più a coprire costi di struttura della ricerca che non obiettivi della ricerca. Mentre la cosa che secondo noi è stata piuttosto innovativa di questo bando, che ogni risorsa pubblica investita in ricerca si traduce in una applicazione di mercato piuttosto veloce, e viste le condizioni chiaramente economiche della nostra regione, per noi questo era un risultato fondamentale che la ricerca. Ciò non toglie che anche i progetti, quelli più orientati sulla ricerca di base, troveranno nella nuova, coerentemente con la nuova strategia di specializzazione intelligente che è stata radicalmente rivista e resa anche più flessibili, perché molte problematiche che abbiamo incontrato con i bandi e con gli avvisi erano legate a una certa rigidità con cui la strategia di specializzazione intelligente era stata costruita. Quindi quante risorse più possibili siamo riusciti a mettere, l'abbiamo messe, parliamo, ripeto, di un 15.624.000 euro che, comparati agli 8 milioni del precedente avviso, non sono proprio matematicamente il doppio, ma sono un'entità importante, soprattutto se considerata che le risorse che abbiamo messo a supporto degli investimenti innovativi sono state 4 volte rispetto anche a quelle del passato. Ritengo che, e su questo siamo piuttosto orgogliosi del risultato raggiunto, che al di là della quantità di risorse, il metodo e le modalità con cui abbiamo chiesto alle imprese di partecipare è stato un metodo che lanciava un po' la sfida, e lanciava la sfida della necessità di un'economia come quella umbra di avere risultati un po' più veloci, un po' più immediati, un po' più certi sul versante della ricerca.
che, ripeto, non vuol dire abbandonare la ricerca di base, e lì sarebbe tutto il ragionamento da aprire, non è questa la sede, sulla necessità poi di costruire rispetto alla ricerca di base infrastrutture di trasferimento tecnologico affinché possano trovare caduta nel mondo del applicato dell'impresa, ma che soprattutto hanno prodotto risultati molto veloci, hanno consentito anche alla nostra economia, se vuoi regionale, un abbrivio importante nella fase di ripresa post-Covid. Spero di aver risposto alle domande, ripeto, il 70% delle domande presentate sono state finanziate, che credo sia un buon risultato. Grazie Assessore, prego Consigliere Polsi per la replica. Avevo fretta di prendere la parola per rispondere e ringraziare intanto l'Assessore, perché in questa risposta ha sicuramente dato un quadro del metodo che è stato utilizzato e che, mi lasci dire, risente sempre dei soliti toni. Mo siamo anche in campagna elettorale, quindi abbiamo fatto meglio di prima. Però io voglio dire, no, la domanda era una: riusciremo a finanziare con le risorse, con gli strumenti che da qui in avanti la Giunta avrà a disposizione, le domande rimaste fuori da questo bando? Dopodiché, lei a questa risposta, a questa domanda non ha dato una risposta, ma ha dato una spiegazione sul metodo che avete utilizzato, sul processo, diciamo, no, di maturazione che in qualche modo anche la classe imprenditoriale umbra ha fatto, che è merito anche di chi ha lavorato con questa classe, no, stabilendo nel corso degli anni una serie di gradini e step che nel tempo sono stati sempre concertati con gli stakeholders. Quindi non ci sono state mai formule calate dall'alto, come spero non ci siano state in questa circostanza, perché anche lei ha ribadito che c'è stata una forma di partecipazione. Quindi, se questa evoluzione noi la stiamo registrando nella nostra, diciamo, classe imprenditoriale con questa, vado al nocciolo, meno mantenimento delle strutture e più rendimento con le risorse di cui si dispone. Un principio sul quale siamo tutti d'accordo e sul quale abbiamo cercato sempre di puntare tutti. Processo lento, graduale, al quale stiamo arrivando, di cui voi siete, diciamo, i detentori del risultato, bene. Sul concetto del PIL l'abbiamo detto in altre occasioni, no? C'è un effetto rimbalzo rispetto a una fase pandemica, quindi dobbiamo vedere se queste cose si consolidano e se nel tempo saranno, logicamente tifiamo perché questo avvenga, non siamo i gufi che vogliono mandare le cose malamente, nella maniera più assoluta, perché ci prepariamo e ci in qualche maniera candidiamo a sfidarvi in tutti i sensi e in tutti i contesti, per cui vorremmo trovare il terreno più fertile possibile per insediare nel prossimo futuro le nostre politiche. Però alla domanda, richieste rimaste inevase per l'assenza di fondi e la grande disponibilità di fondi di cui voi avete disposto in questo lasso di tempo e di quelli di cui disporrete per l'effetto combinato di cui abbiamo discusso più volte in questa sede, delle risorse del PNRR, delle risorse della programmazione 21-20, dei fondi di coesione, se quel plafond, che è tanta roba, rappresentano l'occasione per dar corso a progetti che anche lei ha dichiarato progetti validi perché rispondono a quelle istanze di cui avete, diciamo, in qualche maniera concertato la ratio e la struttura e che attendono una risposta, perché significa che oltre ai 70, ai tre quarti che avete già potuto finanziare con questo ingente, diciamo, investimento, possano rappresentare una boccata d'ossigeno anche per quelli rimasti fuori, che mi sembrava una domanda legittima a cui avrei, diciamo, avremmo gradito con la collega Meloni e con il mondo che ci ha sollecitato questo genere di domanda una risposta un po' più rassicurante, perché credo che le condizioni felici che ci sono in questo momento per potersi anche sbilanciare nel rassicurare queste aziende, magari non tutte hanno lo stesso livello di maturità, possono essere positivamente influenzate dai percorsi di chi le ha precedute, poteva essere un'occasione per dare un segnale di sicurezza, di vicinanza e di disponibilità almeno nel valutare le importanti risorse di cui questa Giunta nei prossimi due anni potrà disporre. Mi fermo qui, se no sarebbe troppo lungo e credo che anche il tempo a mia disposizione è scaduto. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 4, intendimenti della Giunta regionale in merito ai fenomeni di inquinamento riscontrati nelle acque dei fiumi Tevere e Nestore in prossimità di Umbertide. Prego consigliere Carissimi. Grazie Presidente, buongiorno. L'aspetto in cui si mostra il fiume Tevere e il torrente Nestore o Nestoro nella zona di Umbertide all'altezza del campo di pesca sportiva desta o ha destato preoccupazione. Cittadini e alcune associazioni territoriali, così come anche ripreso dalla stampa locale, hanno segnalato nel tempo che le acque presentano infatti una colorazione marrone del tutto inusuale, con schiuma e esalazioni maleodoranti. È necessario pertanto verificare la fondatezza e semmai individuarne le cause, per poi porre in essere misure tempestive ed efficaci per il suo contrasto. Il fenomeno riscontrato negli ultimi mesi non è isolato, ma si aggiunge a precedenti episodi analoghi segnalati dai cittadini del luogo e da associazioni territoriali che sin dal 2019 evidenziavano la presenza di sostanze inquinanti e odori nauseabondi nelle acque del fiume e auspicavano maggiori controlli da parte delle istituzioni. Ad avviso dei cittadini e di queste associazioni, le cause di tale fenomeno potrebbero non essere naturali, ma bensì riconducibili a sversamenti di sostanze nelle acque del fiume effettuati in maniera non controllata e non autorizzata durante la notte. Tale tesi sarebbe suffragata dalla circostanza che, nonostante le alte temperature e la conseguente diminuzione della portata del flusso idrico che potrebbero spiegare la colorazione atipica dell'acqua del Tevere, in questo periodo vengono appositamente immessi nel corso idrico volumi di acqua dal Monte d'Oglio, volti ad evitare problemi di ossigenazione e un'eccessiva riduzione del livello dell'acqua nel periodo estivo. Parimenti, il fenomeno si riscontrerebbe in un tratto circoscritto del fiume coincidente al punto di immissione del fiume Nestore, dell'affluente Nestore nel fiume Tevere, mentre la Carpine e il Niccone, benché prossimi all'area identificata e dunque astrattamente soggetti ai medesimi fenomeni naturali, risulterebbero invece puliti e in buone condizioni. La situazione descritta richiede un'attenzione massima, dal momento che le acque del Tevere sono utilizzate sia nell'industria dell'acqua potabile che per l'irrigazione e dunque la loro eventuale contaminazione rappresenterebbe un pregiudizio per la salute dei cittadini e della salubrità dei prodotti agroalimentari del territorio. Tale situazione potrebbe inoltre condurre a un deterioramento dell'ecosistema acquifero e degli alvei fluviali e, ove confermata, produrre significativi effetti negativi sul comparto della pesca sportiva, del settore turistico e commerciale, di quello enogastronomico e della ristorazione. Ritengo sia prioritario uno studio dei fattori alla base delle criticità riscontrate al fine di identificare puntualmente le cause del fenomeno e intervenire per ristabilire le condizioni del Tevere nel tratto indicato. Questo risultato può essere raggiunto solo grazie a una forte opera di sensibilizzazione e coordinamento delle istituzioni comunali, provinciali e regionali e degli organi di controllo sul tema, nonché alla collaborazione delle parti sociali e imprenditoriali del territorio nella predisposizione per il futuro di una pianificazione del territorio condivisa e improntata da un lato a ridurre i rischi di inquinamento e dall'altro a salvaguardare l'economia locale. Chiedo pertanto alla Giunta di conoscere quali azioni intenda porre in essere per contrastare i fenomeni riscontrati negli ultimi mesi negli acque del fiume Tevere nel punto indicato in prossimità di Umbertide e come garantire che tali episodi non si ripetano in futuro. Grazie. Grazie consigliere Carissimi, prego assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Carissimi, ERPA effettua il controllo delle acque del fiume Tevere nell'area indicata con monitoraggi in discreto e con monitoraggi in continuo. Inoltre effettua regolarmente controlli in tale territorio, tra l'altro su scarichi di acque reflue urbane ed acque reflue industriali. Va subito evidenziato che da tali controlli, che si svolgono sia su programmazione annuale che su segnalazione di istituzioni, privati cittadini o comitati, non risultano anomalie ambientali correlabili con quanto segnalato. Il tratto fluviale in oggetto, dove ha sede anche un campo di gara per la pesca sportiva, a monte di uno sbarramento artificiale realizzato per la produzione di energia elettrica, è caratterizzato da condizioni idrauliche e ambientali particolari, con una velocità di scorrimento delle acque fortemente ridotta. Vi si ravvisano storicamente torbidità piuttosto elevate che oscillano nell'arco delle 24 ore e valori di ossigeno disciolto sensibilmente inferiori rispetto ad altri tratti del corso d'acqua. Queste particolarità si acuiscono nei mesi estivi, quando la temperatura dell'acqua aumenta e la portata del fiume diminuisce riducendo il ricambio d'acqua.
Le stazioni di monitoraggio in continuo di ARPA, situate presso Santa Lucia di Città di Castello e Umbertide, che monitorano con frequenza oraria i principali parametri chimico-fisici delle acque, hanno acquisito dati nel mese di giugno che indicano una situazione di relativa normalità con andamento dei parametri chimico-fisici conforme al periodo estivo e alle problematiche che storicamente interessano il tratto fluviale di Umbertide nel campo gara di pesca sportiva. A partire dal 7 giugno 22 si sono rilevati decrementi nelle concentrazioni di ossigeno disciolto, fenomeno riconducibile alla riduzione del rilascio d'acqua dal bacino di Montedoglio, dimezzato dal pomeriggio del 6 giugno 2022, passando da 3.000 litri al secondo a circa 1.500 litri al secondo. Tale riduzione, confermata dall'ente che gestisce l'invaso, è stata rilevata anche dalla stazione idrometrica della Regione Umbria installata presso l'abitato di Santa Lucia. La riduzione della portata fluviale si ripercuote inevitabilmente sulla qualità complessiva delle acque del Tevere, che saranno meno ossigenate e caratterizzate da un rapporto di diluizione meno favorevole nei confronti delle sostanze inquinanti di origine antropica. I valori insoliti di torbidità hanno origine nel breve tratto fluviale di 2,3 km a monte della stazione di monitoraggio, interessato dal campo di gara di pesca sportiva, come dimostrato da studi dettagliati svolti dall'Agenzia nel corso del 2010. Pertanto i problemi di torbidità sono locali e vanno ricercati presumibilmente nelle condizioni idrauliche del fiume, in quell'area caratterizzata da una ridottissima velocità del flusso d'acqua. Il fiume perde energia e tende a sedimentare particelle a granulometria fine che in condizioni normali sarebbero trasportate a valle. In queste condizioni di flusso qualsiasi sollecitazione al sistema, vento, corrente, prelievi, moti convettivi eccetera, può rimettere in sospensione le particelle fini generando incrementi di torbidità. La situazione è aggravata dall'asportazione delle ghiaie fluviali dal letto del fiume, dal letto fluviale, operata in passato, che ha trasformato il fondo originario in un substrato prevalentemente limoso, monotono e facilmente movibile. Occorre sottolineare che la presenza di particelle in sospensione non è correlabile alla presenza di cattivi odori, esalazioni nocive e morie di pesci, se non associata a variazioni di altri parametri che indicano rilevanti alterazioni nel chimismo delle acque. I valori di torbidità misurati dalla stazione di monitoraggio sono chiaramente visibili da tutti i cittadini attraverso il display della stazione stessa e pubblicati settimanalmente attraverso il portale dell'Agenzia. Nel mese di giugno sono stati registrati valori compresi tra 12 e 75 NTU con evidenti oscillazioni giornaliere e valori massimi riscontrabili nelle tarde ore del mattino, non nelle ore serali. Non si riscontrano picchi anomali di azoto ammoniacale riconducibili al rilascio di reflui di natura civile o animale nelle immediate vicinanze della stazione di monitoraggio. I valori di ossigeno disciolto sono piuttosto bassi e denotano lo stato di sofferenza del corso d'acqua nel tratto interessato. Con riguardo al monitoraggio indiscreto, i dati raccolti vengono annualmente confrontati con quanto previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, che stabilisce i valori limite, un valore imperativo che rappresenta il limite inderogabile e vincolante ai fini del giudizio di conformità alla specifica destinazione funzionale, ed un valore guida non vincolante ai fini dell'attribuzione del giudizio di conformità che rappresenta la condizione ottimale cui il corpo idrico dovrebbe tendere per la vita dei pesci. Nel periodo 2008-2021 tutti i parametri sono risultati conformi ai limiti imperativi e il tratto designato è sempre stato classificato come idoneo alla vita dei pesci ciprinicoli. Tra i parametri monitorati vanno segnalate inoltre le elevate concentrazioni riscontrate per i nitrati, che sebbene non rientrino tra gli elementi previsti dalla norma ai fini della conformità, sono comunque un indicatore importante nella valutazione delle condizioni di trofia degli ambienti acquatici. Anche i dati raccolti nei primi mesi del 2022, ultimo campione datato 6 giugno del 2022, confermano il quadro ambientale descritto e non evidenziano superamenti dei limiti imperativi. Grazie.
Grazie Assessore, prego Consigliere Carissimi per la replica. Innanzitutto ringrazio l'Assessore e l'Assessorato per le indicazioni ricevute, la fiducia che ci impone di riversare ovviamente su gli organi regionali che controllano ci fa ben sperare e quindi soddisfa pienamente, alla luce del fatto che l'Assessore ha indicato che questi controlli hanno escluso la presenza di sostanze inquinanti e che questi fenomeni siano riconducibili anche a condizioni naturali connesse a una particolare siccità e anche in un particolare conformazione del fiume che in quello spazio non prevede un flusso come magari in altre parti. E quindi ci uniamo alla speranza che anche le attività ad esse connesse possano risollevarsi in ragione anche di una situazione generale che possa migliorare. Grazie.